L'appuntamento davanti al Bigo, alla sede del Festival delle Culture, a chiamare a raccolta la compagnia del SUC che lo organizza ogni anno, l'assessorato regionale allo sport e l'Unione Italiana Sport per Tutti ad aderire. 150 persone. L'hanno chiamata camminata contro il razzismo, 5 km e mezzo con tappe nei punti caratteristici del centro storico. Sensibilizzare l'opinione pubblica al dialogo interculturale, all'educazione, alla mondialità. Questo è l'obiettivo. Con la Sampdoria che ha messo a disposizione la merenda a fine fatica e il Genoa che ha regalato ai bambini l'accesso al suo museo per un laboratorio. 5 le cosiddette soste artistiche con poesie, musiche e canti di diversi paesi del mondo.